Bentrovati, buona serata, nuova puntata di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata all'Arezzo Calcio Femminile e alle formazioni giovanili dell'Arezzo. Parleremo della bella vittoria dell'Arezzo Calcio Femminile in casa dell'Udinese e poi faremo il punto, una panoramica sulle giovanili dell'Arezzo, e poi questa sera conosceremo per la prima volta, fin qui abbiamo avuto sempre dei maschietti, invece questa sera abbiamo quattro bambine, future calciatrici, già lo sono. Buona serata, poi veniamo a conoscervi. Intanto saluto, proprio per l'Arezzo Calcio Femminile, Elettra Fiorini. Buonasera Elettra e bentornata. Salutiamo anche la presidente che è dietro le quinte, ma la salutiamo. Chiara Tavanti. E poi saluto Andrea Ciavorella, che è l'allenatore dei giovanissimi dell'Arezzo. Buonasera. Che si chiamano in realtà, noi diciamo sempre giovanissimi, ma si chiamano Under 15 Lega Pro. È un nome che non piace a molti, perché esatto, Non si capisce bene che cosa sia. Comunque, giovanissimi nazionali. E poi il nostro Riccardo Buffetti. Buonasera e ben trovato. Allora, cominciamo da questo Arezzo Calcio Femminile, che insomma ha preso il largo, cara Elettra, perché ha vinto 4-2 in casa dell'Udinese, e quindi insomma dopo la vittoria fuori casa a Pescara è arrivato il bis. Sì, esattamente, poi ora veniamo quindi con la vittoria di Udine da 3 risultati utili consecutivi, 2 vittorie esterne consecutive, dopo quella con il Pescara, questa con l'Udinese, tra l'altro anche un bel risultato, perché un risultato di 4-2 con l'Arezzo che è sempre stata in vantaggio, la doppietta dell'attaccante Paganini, che è tornata quindi a far parlare di sé dopo l'ottima stagione che aveva condotto l'anno scorso in Serie C, e quindi insomma è stata una giornata dalle grandi sorprese, molto utile anche ai fini della classifica, perché comunque ha permesso di fare quel salto di arrivare in nona posizione, quindi verso una zona di classifica che le potrebbe permettere, visto anche il calendario delle prossime settimane, di ambire magari a qualcosa di meglio. Allora vediamo i risultati. Castelvecchio, che sarà il prossimo avversario, ha perso contro Vittorio Veneto di misura, comunque 2-1, Marcon Sammarinese 2-2, Imolese Perugia 2-1, il Sassuolo ha vinto 6-0 in casa della Saponeria, Niotin Ferrara batte Gordigio 1-0, abbiamo detto dell'Arezzo che ha battuto Udinese 4-2, Virtus Padova, Calcio Padova, questo è un derby stracittadino di Padova, l'ha vinto il Calcio Padova femminile 5-0. Per questa classifica, dove troviamo Vittorio Veneto a quota 22, Sassuolo 17, Ferrara 16, Castelvecchio e Padova 15, Marcon 14, Molese 13, Perugia 10, l'Arezzo è lì a un punto a 9, Federazione Sammarinese 8, Udinese 7, Gordige 3, Virtus Padova 2, La Saponeria 1. Si diceva Elettra, insomma, anche quando era stato qui il direttore Scardicchio, diceva insomma alla fine sarà una sofferenza, che ci salveremo proprio all'ultimo, però non è detto, perché qui cammino mi sembra i risultati iniziano ad arrivare, e poi comunque anche il tecnico Manuela Tessa aveva detto che da dicembre avremmo cominciato a vedere quelle che erano effettivamente i valori dell'Arezzo, e mi pare che insomma questi pronostici, questo programma in questo momento sia rispettato assolutamente in pieno. Adesso dovremmo andare ad affrontare sicuramente una squadra che è ottima, una squadra a cui noi un po' abbiamo già preso le misure, perché l'abbiamo incontrata il Castelvecchio durante la Coppa Italia, e poi concluderemo proprio prima di Natale con una partita che sulla carta, anche se a Manuela Tessa la carta non piace molto, potrebbe essere assolutamente più che alla nostra portata, perché comunque dobbiamo incontrare la Virtus Padova, che non è che naviga in acque particolarmente limpide, quindi insomma secondo me è un percorso sicuramente in salita, ma sicuramente alla portata dell'Arezzo, perché sa esprimere un buon calcio e in questo momento sta effettivamente emergendo per quella che è. Riccardo, te l'aspettavi questa crescita anche in chiavi di gol? Perché ricordi le prime giornate si dicevano della difficoltà effettivamente di concretizzare. I punti sono arrivati quando si è sbloccato l'attacco, mettiamolo in questo modo, quando la squadra ha iniziato a giocare a pallone. Questo sì, probabilmente, come dicevo, parlavo prima anche col presidente che era davanti dietro le quinte, la sconfitta contro il Sassuolo ha fatto bene, perché da lì sono arrivati poi 3 risultati utili consecutivi, 2 vittorie esterne e il pareggio in casa contro il Marcona, che poteva essere anche una vittoria. E comunque sono contento che sia sbloccata Paganini, come diceva Elettra prima, autrice l'anno scorso di una grande stagione, quest'anno 2 gol e anche qualche assist, si è visto anche qualche giocata nelle partite precedenti, quindi tanta curiosità anche per la prossima partita contro il Castelvecchio, visto che a settembre aveva eliminato l'Arezzo della Coppa Italia,
abbiamo visto a Laurentini vincere 2-1 Castelvecchio, un Arezzo che ancora era molto rimaneggiato, quindi c'è stata tanta curiosità per vedere i miglioramenti della squadra di casa che ha fatto in questi mesi. Ecco, proprio nel vostro comunicato Carolina Paganini dice: abbiamo espresso un buon gioco, se sfruttate a dovere le numerose occasioni che abbiamo creato ci avrebbero permesso di chiudere prima il match, il fatto di non esserci riuscite ci ha forse mandato un po' in confusione, ma siamo sempre rimaste concentrate sull'obiettivo cercando di non abbassare la guardia nemmeno dei momenti di difficoltà. Un Arezzo che tra l'altro insomma, si è portato a quota 12 reti realizzate, e quindi questo attacco, come dice Riccardo, fa ben sperare. Sì, sicuramente fa ben sperare, comunque ci sono moltissime ragazze che si stanno allenando bene, abbiamo poi in attacco anche due nuovi acquisti di quest'anno che sono Isotta Nocchi e Lucrezia Di Fiore, che sono delle ragazze che vengono comunque da delle ottime esperienze calcistiche. Isotta Nocchi viene dalla Fiorentina Women's, quindi insomma anche da una realtà importante, che sono proprio qui a Arezzo perché possano giocare, possano migliorare, ed hanno secondo me trovato proprio qui ad Arezzo una dimensione che permette anche loro di migliorare in quello che è il loro ruolo, in quella che è la loro strada calcistica. Quindi io credo che i numeri per far bene ci siano tutti. Ovviamente, come abbiamo sempre detto, la Serie B è una serie impegnativa, è una serie comunque anche stimolante, è una categoria stimolante, quindi io sono assolutamente, vedo un futuro insomma per questa squadra che le porterà a cavarsi diverse soddisfazioni. Ecco, poi parlando di futuro, chi ci hai portato questa sera insieme alla Presidente? Adesso andiamo a sentire un attimo qui, che le vedo scalpitanti. Allora, sono delle bambine, quante bambine più o meno ci sono nell'Arezzo Calcio Femminile? Ma c'è una scuola calcio con una trentina, oltre 30 bambine, ed è una scuola calcio che si sta muovendo veramente molto bene, perché comunque l'obiettivo è quello di poter creare, andando avanti, una realtà calcistica che si nutre proprio di ragazze del territorio. E insomma, il fatto di avere già così tante bambine appassionate al calcio, secondo me sono dei numeri che fanno assolutamente ben sperare. Se la ridono, adesso gli chiediamo, cominciamo, vieni, alzati pure in piedi, ti chiami? Aurelia. Aurelia. Allora, noi siamo curiosi perché di solito, no, alle bambine c'è questo cliché che alle bambine il calcio non piace, o quantomeno insomma fanno altri sport. Invece siete tante, 30 bambine, insomma è un grandissimo risultato. Come ti è venuta in mente l'idea di iniziare a fare calcio? Mi è piaciuto anche da piccolo, mi è piaciuto. Ti piaceva, cioè lo guardavi anche in televisione, ti piaceva? E dopo che l'hai iniziato ti piace di più? Sì. Sì. La prima squadra la vai a vedere ogni tanto, le grandi? Sì. Come ti sembrano? Bravi. Sono brave. Ti piacerebbe da grande giocare nella squadra? Sì. Sì. Bene. Tu invece? Tieni pure in piedi, ecco qua. No, non fate le timide però, perché avete parlato finora. Allora, ti chiami? Sofia. Sofia. Allora, raccontaci un po' come sei arrivata a giocare a calcio. Giocavo con i miei amici a scuola. Con i maschietti? Sì, mi divertiva. Sì? E quindi ho voluto iniziare. Ecco, e come ti sembra questo inizio? Bene, bene. Cos'è che ti diverte di più? Niente, tutto. Tutto. Qualsiasi cosa, insomma. Tutto. Senti, e i maschietti come l'hanno presa? Che insomma, adesso diventerai anche più forte allenandoti. Sì, mi hanno... cioè... Mi hanno detto che avevo fatto bene a iniziare, l'hanno presa bene, insomma. E continui a giocare anche a scuola con loro? Sì, durante insomma le ore di quella che si chiamava ginnastica una volta. Va bene, e il calcio lo segui anche in televisione? Sì. Insomma, ti piace proprio, è una passione? Sì. Ok, bene. Tu invece ti chiami? Elisa. Anche tu dici che... Io ho iniziato, che ho preso dal mio babbo, che a lui piaceva molto. E allora ho iniziato anch'io e mi è piaciuto. Ti trovi bene con le tue compagne? Sì. Andate anche a scuola insieme, mi avete detto. Sì, sorelle. Ah, quindi andate anche a casa insieme, oltre che a scuola. E quindi giocate nella stessa squadra? Siete proprio sorelle? E i maschietti ti hanno detto qualcosa? I tuoi compagni? Di solito gioco con loro ginnastica, hanno detto che ho fatto davvero bene perché il calcio è molto divertente. Ecco, del calcio, cioè cos'è che ti piace di più, attaccare? Non so che cosa ti capita di stare fare in porta. Tu sei una portiera, ti piaceva il portiere. Perché è un ruolo particolare, ti piace parare, insomma, impedire. Chi è la più brava a fare i gol nella squadra?
il capitano. Tu sei il capitano? No, me l'hai detto prima. Ti piace fare i gol? Sì. A me piace parare. A lei piace parare. Quindi in allenamento c'è un po' questa sfida tra di voi. Infatti abbiamo a difendere. A te piace difendere. Infatti abbiamo anche l'allenatore di portieri, quindi siamo a posto. Avete anche qui, quindi avete tutto lo staff a vostra disposizione. E allora sentiamo la sorella che si chiama? Emma. Emma. Allora abbiamo sentito difendere, attaccare, fare gol, parare. Tu cosa fai? Attaccare. Tu sei un'altra attaccante. No, ecco, lei ci spiega però che sei un centrocampista. La sorella. Allora, guardiamoci di là, vedi che c'è quel dato lì che anche se non ti può dare fiducia, però devi guardare proprio lì. Allora, tu invece hai detto allora centrocampista o attaccante? Centrocampista. Ecco, mettiamocela qua. Centrocampista. E tu hai iniziato. Chi ha iniziato? Avete iniziato insieme? Prima lei. Io un anno prima di lei, poi ho deciso di. Cioè, hai mandato lei a dire, vedi come sì, va, poi me lo racconti, sì. Insomma. Ecco, che ti ha raccontato quando lei ha iniziato? Come... Che si divertiva. Sì. Era bello. Era bello. E aveva ragione? Sì. E chi è il vostro allenatore? Chi li allena? Stefano. Stefano Pisini. Stefano Pisini. Com'è l'allenatore? Bravo. Bravo. Come cioè, è simpatico, sì. Mi piace, insomma. Siete un po' scalmanati, quindi gli date un po' da fare a questo Stefano. Sì? E la squadra la vai a vedere, la prima squadra ogni tanto? No. Di solito. Noi ci andiamo quando si sta lì a scena, che c'è qualche partita per caso, non si vanno a vedere. Ah, se no si deve andare a casa. Se no andate a casa. Certo. Che il giorno dopo c'è scuola. Certo, quindi non si può, la scuola è importante. Se oggi c'è una partita ci possiamo andare perché non è festa. Ah, ecco, se è festa andate a vedere la partita. Sì. Beh, è tutto un calcolo. Quindi vi piacerebbe cioè che diventasse una cosa, come sì. Dire, proprio giocare nell'Arezzo, ci auguriamo ovviamente. Quindi quella è la cosa che sperate. Va bene, insomma, quanti siete in squadra, avete detto? Più o meno 30. 30. Quasi. Insomma, un bel gruppo. Un po' di meno. Un po' di meno. Comunque, è un bel gruppo. Allora, complimenti. Sta aumentando proprio le giocatrici perché vengono anche giocatrici nuove molte volte. Tu sei appena arrivata? Quando no, appena. Non da una settimana da sono arrivate altre bambine nuove però. Ah, quindi insomma stiamo aumentando. Hanno visto voi che vi divertite e vogliono provare. Ma avete fatto, cioè come sono arrivate? Sono arrivate in modo spontaneo, nel senso, oppure fate campagne anche nelle scuole? No, certamente, ora è partito per esempio un progetto con le scuole, con l'Istituto Comprensivo della Cesalpino, quindi c'è Manuela Tesse con anche ad esempio la nostra preparatrice atletica, Consuelo Verbeni, che vanno nelle scuole, ora è partito ad esempio, sono partite dalla scuola elementare Pio Borri e fanno con le terze, le quarte, le quinte questo progetto di approccio al calcio. Che ovviamente in questo frangente qui è indifferenziato, quindi hanno delle classi miste, maschi e femmine, e questo per esempio è uno di quei progetti che possono portare una bambina a scoprire il mondo del calcio. Però molte di loro, ecco, sono veramente arrivate in maniera totalmente spontanea perché sta cambiando proprio la mentalità e si stanno attaccando tantissimo a questa realtà, perché per esempio quando sono state a Coverciano a fare il progetto, hanno partecipato all'iniziativa di Coverciano e del Club Italia Azzurre per un giorno, alla domanda vi piacerebbe un domani vestire insomma la maglia della nazionale, la maglia azzurra? No, noi vogliamo vestire quella amaranto. Questa è stata la risposta di queste bambine, quindi insomma il colore fa esatto, presa. Esatto, loro lo slogan era azzurre per un giorno, amaranto per la vita, quindi insomma credo che questo sia già un bel risultato per una società come l'Arezzo Calcio Femminile. Tra l'altro è molto bello anche il nome che avete dato alla pagina Facebook, l'Arezzo che piace, no? È molto azzeccato. Sì, assolutamente, quello è nato dall'anno scorso, insomma, dalla campagna pubblicitaria. Quella famosa dei cartelloni, fatto, che sì. Poi chissà se è rifatta. Non ah, si... ci sono delle... La festa della donna per l'8 marzo già e i nostri cervelli cominciano a muoversi. Ormai ci dobbiamo aspettare di tutto, quindi chissà. Riccardo, e su questo chiudiamo questa prima parte, la federazione poi spinge molto, no? Proprio anche per far avvicinare, avviare le bambine al calcio. Beh, certo, anche perché, diciamo, un po' come adesso anche il settore giovanile maschili si punta molto sul giovanile, sul fatto in casa, diciamo così, perché comunque
rispetto ad andare a comprare altri giocatori a costi relativamente minori, perché comunque bisogna comunque investire nel settore giovanile. Secondo me investire nel proprio settore, nella propria città è la cosa più bella che possa esserci. Il fatto anche che di poter un giorno dire la ragazza che è in prima squadra, che ha segnato 20 reti, oppure il difensore che ti aiuta diciamo, a fare un gran campionato, dire che è cresciuto nella tua squadra, penso sia anche qualcosa di orgoglio, di orgoglio per la società. Ci fermiamo un attimo e poi passiamo alle giovanili della Ghizzo, tra poco. Allora, ripartiamo con le giovanili dell'Arezzo, ferma la Berretti, vediamo, ferma l'Arezzo, Berretti che riposava, vediamo però gli allievi invece che finalmente sono riusciti a tornare al successo, hanno vinto 2-0 in casa della Pistoiese, quindi ci fa piacere per la squadra di Alessandro Violetti, qui vediamo i risultati, Livorno-Modena 2-3, Lucchese-Pontedera 2-1, Siena-Carrarese 0-2, Tutto Cuoio-Viterbese 0-3, Prato-Gubbio 3-1, in classifica il Prato ormai ha fatto largo, 30, a 19 Livorno-Modena, Pontedera 18, Lucchese, Viterbese, Gubbio 15, Carrarese 13, Siena 9, Tutto Cuoio 8, Arezzo e Pistoiese a quota 7. L'Arezzo è passato in vantaggio con Artini, il gol del 2-0 realizzato da Boldrini. Passiamo ai giovanissimi di Andrea, 1-0-0 invece in casa della Pistoiese, questi gli altri risultati, Lucchese Pontedera 2-0, Siena Carrarese 1-1, Tutto Cuoio Viterbese 0-0, Prato Gubbio 7-2, Livorno Modena 2-1. Qui in testa c'è il Livorno a 24, Prato e Modena 21, Arezzo e Lucchese 15, Carrarese 14, Tutto Cuoio e Pistoiese 13, Siena e Gubbio 12, Viterbese 8, Pontedera a quota 1. Allora chiediamo a Andrea come è stato questo pareggio. Avevamo lasciato col successo casalingo, largo e col Gubbio, e adesso è arrivato questo 0-0. Diciamo, è stata una partita, soprattutto nella prima frazione di gioco, la Pistoiese ci ha messo in difficoltà, una squadra molto aggressiva, fisica, non ci ha permesso di esprimere il nostro gioco. Poi, diciamo, nella parte finale del primo tempo siamo riusciti un po' a sbloccarci e a prendere profondità e a riuscire a anche essere pericolosi in area avversaria. Nella seconda invece fase nella seconda frazione di gioco siamo entrati in campo bene e poi la partita effettivamente poteva finire in qualsiasi risultato, era aperta, abbiamo provato a vincerla e nello stesso tempo abbiamo concesso anche qualcosa all'avversario. Poi questo pareggio mi sembra molto giusto alla fine dei due tempi. Ecco, sei soddisfatto di questa prima parte di campionato, al di là dei risultati, come procede il lavoro, ecco, di crescita? Sì, diciamo, ora, dopo 10 giornate, ora ci manca l'ultima domenica prossima con il Livorno, però fino adesso, ecco, io sono veramente contento di questa crescita dei ragazzi. Ci sarà la sosta dopo la partita di domenica che ci permetterà di mettere ancora negli allenamenti del materiale per costruire, ecco, per preparare soprattutto, ecco, la fase del girone di ritorno. Ecco, tra l'altro è un campionato che ha poi dei turni di riposo, appunto ci sono delle soste che permettono anche un po' di prendere fiato. È stata annullata, credo c'era una doppia amichevole col Pordenone, sì, vero che sì, è esatto. Stata annullata. Si doveva fare domani, è stata annullata per motivi di salute da parte dei ragazzi appunto della squadra, e quindi non sappiamo ora se si ripresenterà l'occasione di poterla rifare. Ecco, chiaramente poi l'Arezzo può offrire ogni tanto queste opportunità anche di confronto, no, con realtà molto lontane da noi. Esatto, sì, no, sono belle, interessanti, soprattutto nelle soste la società cerca di trovare anche delle amichevoli interessanti per poter confrontarsi con altre realtà. Ecco, Livorno che affrontate domenica, tra l'altro è la partita che seguiremo questa settimana, è la capolista e quindi qui si vedrà, insomma, si testerà il nostro valore, anche se poi, diciamo,
Livorno, ora da altri addetti per sentito dire, diciamo tramite allenatori che a volte ci incrociamo nelle partite in cui facciamo, sappiamo che è una squadra che gioca a tutto campo, però non è che, come ho detto ai miei ragazzi oggi, noi domenica andiamo in campo per cercare di esprimere il nostro gioco, se ci riusciamo sono convinto che faremo una bella gara. Ti faccio una domanda che ho fatto l'altra settimana, che c'era Elvis Abbruscato, che c'è un po' il luogo comune, no? Che oggi rispetto magari ad alcuni anni fa è difficile per gli allenatori diciamo gestire i ragazzi per tanti motivi, che è cambiata la società, sono cambiate le abitudini, anche le nuove tecnologie, insomma il mondo è un po' cambiato. Ti chiedo, ecco, come ti trovi proprio a livello di rapporti, non solo a quest'anno, anche ovviamente nel tuo passato, quanto è difficile gestire un ragazzo di oggi? Molto difficile, perché mancano i valori. Mi accorgo che io non è tanto che faccio l'allenatore, però questo è il quinto anno, mi sono accorto che crescere un ragazzo a livello umano è molto difficile, perché la società è cambiata e quindi bisogna anche adattarsi noi. Senz'altro lo sport, soprattutto come calcio, come altri sport di gruppo, riusciamo, se ci prefissiamo degli obiettivi nella settimana, a ottenere dei risultati sia sotto l'aspetto umano ma anche sotto l'aspetto poco calcistico. Quindi ecco, è importante non lasciarli soli questi ragazzi e farli cambiare le loro abitudini, e lo sport aiuta in questo. Sì, anche perché poi insomma non sempre la famiglia, generalizzando ovviamente, è presente a sufficienza. Esatto. E quindi magari a volte l'allenatore deve, non dico diventare un papà, ma insomma in certi casi ci sono, ecco, lo sport aiuta perché ci sono delle regole e vanno mantenute, quindi cioè, bisogna essere bravi a farle rispettare. Ecco, anche perché poi l'altra due settimane fa, no, avete letto di questo episodio che è avvenuto al campionato agli anni provinciali, e avevamo avuto modo di intervistare diciamo un dirigente della società che ha subito, c'è stata insomma una, neanche una lista, cioè un'aggressione subita da alcuni ragazzi allievi da parte di un'altra squadra, no? Per un episodio che è capitato durante la partita. E certo, pensare che in un campionato allievi provinciali possa succedere una cosa del genere, che un ragazzo che insomma purtroppo è andato anche all'ospedale, lui diceva proprio che è successo a noi, però insomma, sentiva il dovere di sensibilizzare, perché purtroppo noi sono episodi che spesso il bollettino del giudice sportivo non solo nei campionati dilettantistici ma anche nelle giovanili, no? si leggono cose brutte. Sì, ultimamente penso che insomma questa sia un'emergenza che sta capitando, perché poi la violenza, questo forse è stato l'estremo, no, della violenza, questo episodio che è capitato in questo campionato allievi, però la violenza è anche la frase detta male, la frase razzista, e ultimamente capita sempre di più, e capita ai ragazzi di età veramente giovani ancora, quindi insomma è una cosa che ci dovrebbe far, sono episodi che ci dovrebbero far riflettere, anche perché qui bisogna fare dei lavori, forse impostare un buon lavoro proprio come diceva il mister sul rispetto delle regole, che insomma le regole vanno rispettate, ma il rispetto è fondamentale anche nei confronti dell'avversario. Assolutamente, anche l'educazione, no? Appunto il cosiddetto fair play e il rispetto dell'avversario, no? Che si costruisce poi nell'età inferiore. Esatto, nei piccoli. Come la vedi, Riccardo, questa contemporaneità anche nel calcio? Diciamo che i ragazzi più che altro guardano molto i loro idoli. E partendo dal presupposto, quello che è successo anche nel derby Lazio-Roma di domenica scorsa, dove sono state due frasi razziste in diretta a televisiva mentre un giornalista faceva un'intervista, certo il ragazzo non ne viene fuori con con grande educazione, dice se lo fa lui posso farlo anch'io. Qui devono essere bravi poi gli allenatori, devono essere bravi anche i genitori, quindi a offrire la cultura, a far imparare cultura sportiva e cultura anche diciamo generica al proprio ragazzo, per potergli poi permettere una crescita adatta, adeguata. Anche perché Andrea, anche le squadre sono multiculturali, no? Quindi sì, ora iniziano, ci sono giocatori italiani, ma non solo, quindi bisogna essere bravi a appunto per il discorso delle regole, cioè noi non siamo solo allenatori, ma prima siamo educatori, cioè dobbiamo essere bravi a far rispettare che certi comportamenti avvengono all'interno dello spogliatoio, e non solo, anche quando affrontiamo gli avversari, cioè ci devono essere
Dobbiamo essere bravi a fare che tutto questo sia, insomma, nel contesto rispettato. Ho visto un bello spirito di squadra nella gara che abbiamo seguito col Gubbio, il fatto che, insomma, si aiutano molto, anche, insomma, il campo è un po' difficile, però, insomma, sono riusciti a venire fuori anche dall'episodio, ricordo, no, il calcio di rigore che è tirato alto, magari poteva demoralizzare, invece si è visto proprio questa cosa che si sta costruendo anche a livello di spogliatoio. Sì, io quella partita è stata veramente particolare, perché venivamo da delle partite che forse non ci rispecchiavano. E domenica i ragazzi l'ho visti proprio veramente motivati, domenica contro il Gubbio. E sono entrati in campo con le idee chiare e, diciamo, abbiamo fatto veramente una gara impressionante. Io sono stato contento da come hanno approcciato, e poi dopo, da come dicevi prima te, quell'episodio del rigore mancato ci poteva togliere qualcosa, invece si sono tirati sulle maniche, come si dice, siamo riusciti a portare il risultato a casa pieno. Allora, nella finale diamo gli appuntamenti: voi giocherete alle 11 alla Nave, esatto, contro il Livorno, una partita interessante, tanto la prima squadra dell'Arezzo gioca alle 20:30, ai noi dobbiamo dire, questi orari veramente assurdi, comunque sia, con più freddo, con più andiamo, io la farei anche alle mezzanotte, cioè che ci siamo. Ci aspetta il 30 dicembre. Il 30 dicembre alle 20:30, esatto, se non sbaglio. Facciamo l'antivigilia di Capodanno, ecco, nell'ultimo dell'anno, e quindi invitiamo anche qualche tifoso appassionato a venire alla Nave domenica alle 11, perché c'è questo derby con il Livorno dei giovanissimi, mentre l'Arezzo calcio femminile alle 14:30, quindi anche qui ai Campi Lorentini con il Castelvecchio. Questa sarà assolutamente una partita da vedere, una partita che poi tra l'altro avrà anche il suo momento, diciamo, di convivialità, perché abbiamo riproposto la lotteria in favore dell'EMPA, quindi verranno estratti i biglietti della lotteria in beneficenza per la nostra mascotte Lapo e tutti i suoi amici a quattro zampe del canile comunale. Ecco, Castelvecchio che è quarto in classifica, comunque a pari merito col calcio Padova, e adesso ci attendiamo l'acuto in casa. Sì, è la prima vittoria stagionale in casa, speriamo. Comunque Castelvecchio è una squadra che, come dice la classifica, come dicono anche le statistiche, che è comunque quarta in classifica, ha perso 2-1 contro il Vittorio Veneto, contro la prima, quindi è una squadra solida e compatta, e sarà una bella partita. Se l'Arezzo riuscirà a mettere in mostra quello che ha dimostrato fino adesso, quindi buon gioco, la buona grinta e cattiveria sotto porta, ne vedremo probabilmente un bello spettacolo. Ecco, tra l'altro è una squadra che non ha mai pareggiato, 5 vittorie e 3 sconfitte, al terzo attacco del campionato con 20 gol fatti e la seconda difesa con 7 gol subiti, quindi, insomma, i numeri ci dicono che è lontana dalla vetta, perché sto Vittorio Veneto, insomma, non si ferma, col Sassuolo che però adesso ha preso questo bel ritmo anche con tutto quanto hanno speso. Adesso vedremo se ci sarà effettivamente un duello, al momento 5 punti di distacco nel Sassuolo dal Vittorio Veneto. Io ringrazio molto le bambine dell'Arezzo Calcio Femminile, grazie a Eletta Fiorini, grazie a Andrea Ciaurella, grazie a Riccardo Buffetti. Volete fare un saluto? Sì, ciao, ci vediamo, buona serata.